Stiamo entrando nel Cristallo, quella che una volta era una fabbrica che costruiva auto Innocenti e Maserati e che adesso è utilizzata come sede di spaccio, di bivacco e per smaltire i rifiuti da queste persone che sono presenti nell'area, che maggiormente sono Rom. Entriamo e visitiamo, se vuoi puoi partire da lì. E siamo all'interno del Cristallo con le immagini di Paolo Rusconi che ci segue sempre in ogni avventura. Abbiamo trovato questo manichino smembrato in diverse parti con delle foto di persone sopra. A me ricorda molto i riti che ho visto da un'altra parte per la mafia nigeriana, però essendo noi in un contesto di costruzione auto, la vecchia Innocenti eccetera, io spero che siano dei manichini da crash test. Anche questo è da controllare, noi ve li facciamo vedere, poi avremo le risposte anche su questa situazione. E comunque andiamo avanti in questa immensa proprietà abbandonata che faceva parte del progetto di riqualifica più rubatino, che come potete vedere fino ad oggi non è funzionata e sono passati 6 anni. Andiamo avanti.
e insieme all'amico Frank, che oggi è anche da supporter in tutto, stiamo andando a vedere la ex Maserati, perché è passato un anno da quando siamo stati qui l'ultima volta. Ci hanno raccontato e abbiamo visto diverse situazioni di personaggi che si infilavano dentro, facevano i fatti loro, soprattutto in piena notte. Abbiamo trovato dentro un po' di cose, ma non vi anticipo niente, per cui andiamo a vedere, vi portiamo a conoscenza di quello che succede circa un anno dopo dalla nostra precedente entrata. Andiamo. Direi che la struttura è un po' come, possiamo dire, una foresta vietnamita. Per entrare servirebbe il machete da questa parte, ma se ci seguite vi facciamo vedere l'ingresso più usato, anche perché è quello che usano entrando con la macchina, questo tempo la macchina fuori. Andiamo. E siamo sempre intorno, cari amici, alla Maserati. Come potete vedere, già qui è stato aperto un altro passaggio per entrare all'interno di questa proprietà, dove avevamo trovato l'altra volta, se vi ricordate, i manichini con le fotografie bruciate, eccetera. Adesso andiamo a vedere nell'entrata ufficiale cosa succede. Proseguiamo. Vieni, Francesco, andiamo a vedere. Come potete vedere, ci sono anche delle pozze d'acqua incredibili formate dalla pioggia. La struttura sicuramente non è in buone condizioni e permette il nascondiglio di qualunque cosa. Sicuramente è vissuta, perché tutti i beveraggi, le lattine che si trovano all'interno non sono arrivate lì per caso. E siamo quasi all'ingresso. Scoperta, magari avvicinati un po' perché sta calando la luce. Come puoi vedere, anche qui è stata tagliata, cari amici, guardate, è stata tagliata anche la reticella qui, e adesso siamo dentro. Cari amici, ecco l'entrata, quella chiamata ufficiale della ex Maserati. Siamo ancora in un posteggio, siamo alla grande. Di fronte abbiamo l'accesi e guardate cosa c'è qui. Guarda, guarda tutta questa roba qui, guarda. Questo è l'ingresso chiaramente ufficiale. Guardate, anch'io che non sono di piccola misura posso entrare tranquillamente. Ma quello che stupisce è anche, guardate, l'immensità dei rifiuti lasciati fuori. Avvicinati magari per farvi vedere. Oggi stiamo usando una nuova cam, per cui... ricorderebbe forse qualche prestazione di qualche prostituta. Quindi qui, oltre che spacciare, trovarsi drogati, mi sa che qualche coppietta, anzi più che qualche coppietta, si ritrova, visto il numero dei tovaglioni usati. E prosegue così per tutto il perimetrale. Facciamo vedere ai nostri amici tutto il perimetrale, guardate, mattonelle,
forchette, diciamo che è assolutamente conciata peggio dell'ultima volta che sono stato. Questo che cos'è? Un estintore. Un estintore. Vieni qui da me. Direi che è proprio il caso che City Report, insieme a Frank, entri dentro a dare un'occhiata. Andiamo. Entriamo. Vediamo le tracce di rifiuti che sono state lasciate. Una discarica in mezzo. Siamo pronti. Un odore nauseabondo. Anche qui è tutto pieno di rifiuti, cari amici, e anche medicine. Queste sono tutte medicine che non si sa da quale dove arrivano. Qui addirittura è stato bruciato qualcosa, voi non potete sentirlo, ma c'è odore di urina, di feci e di bruciature, qualcosa che è andato a fuoco, e qui si capisce, sacchi dell'immondizia, guardate qui. Si vede la strada, si vede tutta la schifezza. Guardate cosa abbiamo trovato qui. Un'altra bombola del gas. Avete visto fuori le seggiole, eccetera. Qua è tutto in mano ai signori che si occupano di questa zona. Quindi per notti abusivi, drogati, prostitute e anche psicose, camminare qua in mezzo per